Ragazzuoli, finalmente battaglie 2 contro 2 a tempo indeterminato, 13.000 like e giovedì vi riporto Franci sul canale. Ciao ragazzi, sono Crax, bentornati nel canale, siamo tornati finalmente su Clash Royale e quest'oggi è un giorno memorabile. La Supercell rilascia a tempo indeterminato, quindi ufficialmente, le battaglie 2 contro 2. Come potete vedere infatti sul bottone non c'è più né l'orologio né il timer, e questa è una cosa fantastica. Adoro questa modalità sia per quanto riguarda il drop dei bauli senza andare a toccare i trofei, sia per divertirci con i nostri amici e compagni del clan. Oltre a questo rilascio ufficiale, ci va a regalare pure due Magical Chest così gratis. Un qualcosa di veramente incredibile. Vi consiglio di seguire tutto il video perché apriremo tutte queste casse durante questo video e faremo anche due battaglie per testare questo bel bottone. Prima però mi voglio scusare per il mancato episodio di sabato. Cari amici, sapete benissimo quanto ci tengo alla programmazione e aver filato un episodio dopo più di un anno mi fa rosicare veramente tanto. Non sono riuscito a vincere la challenge da 20 vittorie, era difficilissima, l'ho giocata tantissimo ma era fatta apposta per i top player che io non sono. Ho preferito saltare l'episodio, ma state tranquilli perché per farmi perdonare cercherò di portare un episodio extra questa settimana. Ma io direi di andare a giocare, dobbiamo testare queste 2 contro 2 quick match velocissimo. Ci matcha insieme ad un livello 11 contro altri due livelli 11, cosa ottima. Il mio amichetto si chiama Bonnie ed ha un mazzo con barbari scelti e gigante royale. Io vado a splittare gli arcieri. Vediamo un po' cosa combiniamo insieme. Un bel maghetto di livello 9. Il mio amichetto ha messo una principessa. Bandit, ma quanta roba stanno mettendo? Mettiamo il cavaliere per deviare. Fireball ci può stare, non troppissimo. Io direi di ripartire sulla torre di sinistra. Gli facciamo male. Prima però devo andare giù. La bandit è andata giù. Mazzo pecca. Il mazzo pecca è stato il mazzo più utilizzato nella challenge da 20 vittorie. Ce l'avevano tutti. Bandit, Battle Ram, pecca, golem. I soliti mazzi. Andava fortissimo pure il mazzo Log Bait. Con il barile e così via, ci siamo difesi abbastanza bene in questo caso. Direi di ripartire, ma non abbiamo il domatore, quindi aspettiamo un minutino. Fatti fuori gli spiritelli e tanta roba il moschettiere a torre, che ce la porta sicuramente sotto le 1942. Ecco qua ragazzi, è proprio il mazzo della sfida. Per fortuna un battle ram di livello 8 non è fortissimissimo. Ora dobbiamo andare sulla torre di sinistra, mentre a destra c'è un push devastante. Guardate quel maledettissimo bocciatore che fa male. Però il domatore sta a torre praticamente indisturbato. No, viene disturbato dal mago elettrico, cosa che non mi piace. Bel moschettiere sulla sinistra, ci sta tutto. Non voglio sprecare il cannone. Siamo messi bene, ce la stiamo giocando piuttosto bene. Siamo in vantaggio, però ancora non è detto, perché il pecca fa troppo male. È troppo OP, spacca tutto. Il mio domatore lo devasta con un colpo. No, due colpi. A questo punto serve il cavaliere. Mettiamo il cavaliere, metto il cannone per il domatore. Mi sto difendendo praticamente solamente io. Metti go per il minatore. Via ragazzi, si deve ripartire ora. Come on, ho anche una fireball. Che cosa mette il nostro avversario? Mette una valchiria che mossa. Ragazzi, questa è stata veramente intelligente. Però con la fireball gli facciamo male. Top, pulito tutto. Bocciatore, bandit a sinistra. Subito il cannone perché non avevo altro per difendermi. Devo andare giù il ram. Ok, è andato giù e vado con i goblin. Topissimo, ce l'abbiamo fatta. La prima è vinta. Sì, grandissimo il mio amichetto. Zappiamo, perché ho zappato che ancora non è terminato il tempo. Mancavano 15 secondi. Pensavo di essere in stand and death. Invece no. Invece no, vado con una fireball. Facciamo almeno le due corone. Ci stanno tutti. No, ma dai. Ma che sfiga, per un millesimo di secondo. Vabbè, ci accontentiamo. E via, seconda battaglia quick match. Ne cerchiamo un'altra, sono troppo belle queste 2 contro 2, le adoro. Sì, il Monte Cinghiale è la mia arena preferita. E un altro amichetto con il Gigante Royale. Ma ce l'hanno tutti, siamo contro Leo e Arif. Parte subito il Gigante Royale. Io che cosa metto? Metto un cavaliere da dietro. Non bellissima questa cosa. Moschettiere, ma come si stanno difendendo? Ma che cos'è? Un'altra veleno. La veleno è molto forte nelle 2v2. Metto un domatore, ma non puoi metterlo ora. Dai, ma è sprecatissimo. Non va giù, io zappo. Magari un hit lo strappiamo, nemmeno uno. Infatti è stato sprecato. Dobbiamo essere molto più cinici. Vado con un domatore, doppio domatore per i nostri avversari. Ci fanno troppo male. Come on, ottima la Goblin Gang lì. Forse nemmeno un hit. Un hit mi sembra l'abbiano fatto. Ora come... Ma non mettere il tronco. Non serve il tronco, non sprecarlo. Ma che cosa fa? Ma non ci posso credere. Ma che cosa sono queste? Adesso serviva il tronco. Ma dai, ma non puoi fare queste mosse. Arcieretti, ok. Un'altra veleno. Dobbiamo ripartire. Ottimo il domatore. Io non potevo metterlo. E non ce l'ho. Ok, stavolta zappo però. Stavolta ci abbiamo un domatore a torre. Ma guardate che sfiga, lo spiritello proprio dopo. Camon domatore riporta la battaglia in parità. Sì, forse anche in vantaggio ragazzi. Di poco.
Dai, ce la possiamo ancora giocare se il nostro amichetto Ares si impegna un po'. Mette un Royal dove? Dove lo vuoi mettere? Io non posso supportarti, non ho praticamente niente. Potrei mettere Goblin, ma sarebbero sprecati. Metto una Fireball, che dovrebbe one shottare, se non era una Fireball al 10, il Mago Zap. E infatti, ragazzi, ci ho visto lungo. Ok, no, gli sgherri non fanno niente. Metto un cavaliere perché i nostri amici sicuramente i nostri nemici ripartiranno con i domatori. E ne mette solo... No. La Goblin Gang in quel modo no, però, eh. Ok, doppio domatore questa volta nostro. Ci può stare, ci può stare. Vai domatori, andate velocissimi. Vorrei la palla di fuoco, non ce l'ho, ce l'ha lui. La manda e il domatore ci fa esattamente 3 hit. Un'altra ancora? No, ma dai, ma per un secondo. Qui dobbiamo sia zappare che... sì, abbiamo zappato. La nostra torre sta a 560. Quella di sinistra e quella di destra è presa. Io direi di focalizzarci su quella di sinistra. 27 secondi, occhio. Dai che devo andare giù, vado con un cannone, vado con un... ma no, ho laggato, raga, ma è tutto pronosticato, ma che cos'è questo script? Battaglie incredibili, la mandi te la Fireball o la mando io? Non lo so, decidiamoci. Manda tu la Fireball, ok, l'hai mandata. Siamo comunque in vantaggio, i nostri avversari hanno messo comunque tantissimo di sir per difendersi. Zappo lì e non riesco più a commentare, sta succedendo il delirio. Ok, mette un Royal, mettilo centrale, ma non lo mette più, ma perché queste cose? Mettilo. Ok, l'ha messo, top, ho zappato, mandato la Fireball. E ora sono danni massicci. Vai con la tronco, messa così. Ma non ci credo, si è girato il gigante Royal così dal nulla? Ma esistono queste cose, un'altra volta doppi domatori. Zap immediata, Fireball che poteva tranquillamente risparmiarsi. Ma va bene, stiamo andando bene. Vai con il domatore, voglio un'altra vittoria. 22 secondi di overtime, vado anche con il mio domatore. E il domatore va dritto a torre, che top. Il problema è che non è andato, non ho fatto un altro hit. La mia Fireball mette in paro tutto, ok. Basta solamente mezzo colpo del gigante Royal con il tronco. Li salutiamo, grandissima battaglia. Sicuramente potevo sudarla un po' di meno. Ma va bene, salutiamo Leo, è il momento di aprire tutti quanti i baulozzi. A questo punto mi gemmerei anche il baule dorato. Ma sì, gemmiamolo ragazzi con una sola gemma. Lo apriamo così, apriamo praticamente tutto. Vai con l'oro, Tesla, pipistrelli come sempre, scheletrini e Barbarian Hat. Potevo tranquillamente non gemmarla. Abbiamo una clan chest, free chest, crown chest e ovviamente i due magici. Via di free chest. Please non pipistrelli, robe strane. I cavalieri ci stanno, dammi i moschettieri che li devo fare subito a livello 10, ne mancano veramente pochi, non le valchirie, altri cavalieri. Ma che coincidenza, le stesse carte. Vado con la crown chest, giriamo, gemme, pipistrelli, vabbè, per fortuna 2, 27 mortai, high spirits, nemmeno la epica, un'altra volta, incredibile, non ho parole, clan chest, ci aspetta la clan chest. Devo dire una cosa, è molto tempo che non trovo una leggendaria nella clan chest. Sarà questa la clan chest leggendaria Spare Goblins, ci sta dando un sacco di carte, forse tutte le rare, tutte le comuni, tutte le epiche mai nella vita, Fire Spirits ed infine i cannoni a rotelle. Magrissimo ragazzi, magrissimo, niente di interessante. È il momento dei bauli magici. Quale apriamo, destra o sinistra? Non lo so sinceramente, andiamo prima... No, nel dubbio vai a sinistra, sì. Andiamo con la Magical Chest a sinistra. Si vola Martin Garrix, 1200 di oro. 2 Ice Golem, dammi i moschettieri, please. I leggendari moschettieri, 45 zap, ottime da donare. Giriamo, Tombstone, 14 Valkyrie ancora, me l'ha date su tutte le casse. Ultima epica, 4 fulminozzi, carini, non male per fortuna. Non l'arco X, anche se adesso è OP, è una delle carte più forti. Che punch devastante da sinistra. Vi dicevo che l'arco X è veramente onnipotente, è fortissimo. Altra Magical Chest, l'oro che ci serve, 12 cavalieri, 3 Dart Goblin, non troveremo mai la leggendaria, per fortuna le zap. Another skip, 7 Goblin Hat, male, 59 High Spirits, plissimo moschettieri, non le fornaci. E me lo sento, questi sono Arc-X. No, i bocciatori, buono. E niente, questa è la giornata. Questo era il contenuto dei miei bauli.